Buonasera, benvenuti a Dimensione Dilettanti, puntata numero 9. Come sempre, come ogni mercoledì, se vi sintonizzate sul canale 14 del vostro digitale terrestre, alle ore 21 vedete noi. Domani saremo in replica alle 2 di pomeriggio, quindi avete l'opportunità di seguirci anche ad ora di pranzo. Siamo in contemporanea in streaming anche dal sito www.ustream.tv. Andate sul sito e poi cercate il canale Telegalileo. Da domani o dopodomani caricheremo la puntata come consuetudine anche sul canale YouTube di Telegalileo. Ringrazio come sempre Dario Brighi che ci guida dalla regia, ringrazio come sempre anche Riccardo Tommasi del Corriere dell'Umbria che siede al nostro fianco. Grazie a te Alessandro, buonasera a tutti. Volevo fare le mie congratulazioni a Riccardo perché la settimana scorsa ce lo siamo dimenticato, ma è diventato dottore da quasi 15 giorni, 14, no? Sì, siamo quasi vicino alle 2 settimane, ti ringrazio, anche questa è andata, dai. Dottore in economia e commercio, giusto? Perfetto. Poi con una tesi molto interessante in cui è riuscito ad inserire anche la sua passione per il calcio, mi sembra. Sì, esatto, il titolo era la razionalità di squadra, è stata analizzata in campo economico, però dopo un pizzico di calcio ce l'ho messo perché ne vedo poco durante l'anno, cioè, allora doveva far parte anche della mia tesi, era necessario. Comunque, ancora si dice tanti auguri, si dice sì. Congratulazioni, complimenti, me l'hanno detto un po' di tutti i colori, quindi sì, spero che siano apprezzati anche i nostri. Allora, andiamo a ringraziare anche i nostri ospiti, Andrea Masci, dirigente dell'Oratorio San Giovanni Bosco, buonasera. Buonasera. E Michele Carotenuto, una nostra vecchia conoscenza, vicepresidente dell'Oratorio San Giovanni Bosco. Buonasera. Buonasera Michele. Allora, iniziamo subito da Michele, anzi prima da Andrea, perché vedo questa felpa, Terni Social School. Che cos'è? Esattamente, questa è la nostra tuta di rappresentanza ovviamente di quest'anno. E Michele poi potrà spiegare meglio il motivo di questa denominazione, che ovviamente sarà una fusione che ci sarà il prossimo anno tra le due società Sporting e San Giovanni Bosco. Perché oltre ad essere protagonisti quest'anno, poi lo diremo meglio, ma puntano dichiaratamente al salto di categoria tra la seconda e la prima categoria, vi state muovendo parecchio anche per quanto riguarda il settore giovanile. Quest'anno è nata anche una squadra di calcio femminile, quindi diciamo la polisportiva, la definirei così, l'Oratorio San Giovanni Bosco non è soltanto calcio prima squadra ma è molto altro. No, sicuramente dici bene tu, quest'anno abbiamo riportato tra di noi le ferelle della San Giovanni Bosco, no? La futsal calcio femminile che ce l'avamo avuto qualche anno fa e con molto orgoglio che l'abbiamo accolta. E sicuramente un altro obiettivo, quello nostro, è dichiarato di fare il salto in prima categoria, non dimenticando quello che noi siamo stati fino a ieri, cioè il nostro settore giovanile che da sempre è stato un po' un fulcro, no? Per quello che era poi il movimento per le squadre superiori. E quello che diceva Andrea, l'anno prossimo che cosa succederà? Succederà che le due società, Terni, cioè il San Giovanni Bosco e lo Sporting, si fonderanno e nascerà un'unica realtà che si chiamerà Terni Social School. Questo dal 1 luglio per motivi prettamente burocratici federali. Conserveremo ovviamente tutte le squadre sia dello Sporting che della San Giovanni Bosco, e questo progetto noi ci auguriamo che vedrà la luce anche con la nuova impiantistica che a breve dovrebbe partire con i lavori del nuovo campo nell'antistadio, quello del Mirko Fabrizi in erba sintetica. Questo è un progetto già da qualche tempo, ma si stanno muovendo nelle ultime ore. C'è stata un'accelerazione, diciamo. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione, quindi aspettavamo solo questo. Quindi possiamo, senza dare dei dati precisi, però diciamo che nella stagione 2016-2017 probabilmente ci sarà un campo in più. Sicuramente sì, forse non più di uno in più, perché ci sarà quello a 11 in erba sintetica, un campo da calcio 8 e uno da calcio a 5. Noi speriamo che il campo da calcio 8 e calcio a 5 di farli anche prima, però tutto non dipende solo da noi, dipende dall'amministrazione comunale che sembra, come vi stavo anticipando, nelle ultime ore abbia dato un'accelerata a questo progetto che sicuramente entro il 2016 verrà completato per motivi, diciamo, tecnici e burocratici. Io mi auguro che da settembre, dalla nuova stagione sportiva, abbiamo questa nuova impiantistica che per noi significherebbe, sì, per tutto il movimento nostro, ma poi ci sarà, secondo me, sarà il fiore all'occhiello di Terni come centro sportivo, perché una realtà che annovera 4 campi non credo che ce ne sia, diciamo, in circolazione, tra cui uno in erba naturale, che dopo il Liberati a Terni i campi in erba naturale non ce ne sono.
e quindi sicuramente sarà il nostro fiore all'occhiello. Senti, quanti ragazzini, ragazzi gravitano intorno alle due società? Attualmente sono circa 200, sono quelli che aveva l'oratorio San Giovanni Bosco, perché purtroppo lo Sporting Terni negli ultimi due anni è stato spolpato di circa 400 ragazzini per una serie di motivi che non stiamo qua a raccontarci, però ci siamo rimboccati le maniche, siamo partiti da quello che era la nostra forza, appunto il settore giovanile, e pian piano contiamo di arrivare a quella numerica giusta, perché se non c'hai l'impiantistica, avere 400 figli significa che vai a rinforzare. Poi è una diaspora, no? Vanno, già adesso so che alcune squadre sono costrette purtroppo a giocare altrove. Certo, dici bene, perché noi, non avendoci gli spazi a sufficiente per questa numerica, abbiamo dovuto provvedere a prendere altri impianti per far giocare le nostre squadre. Quindi avere altri figli in questo momento non serve, certo, secondo me non serve a niente. Però è un obiettivo dichiarato che nel giro di 2-3 anni sicuramente la numerica vogliamo che cresca, perché metteremo a disposizione delle famiglie un progetto molto bello. Perché Terni Soccer School? Perché Terni Scuola Calcio? Perché noi vogliamo che il bambino, i ragazzi che vengono a giocare in questa nuova realtà, vengono presi a casa col pulmino della scuola bus, vengono portati al campo. Noi nell'abbonamento regaleremo 2 ore di lezione gratuite, dove uno va male in matematica, in inglese, ha la possibilità di fermarsi nel nostro centro sportivo a studiare. Di conseguenza il genitore sarà più tranquillo, non sarà stressato per andare in giro a prendere i figli, a portarli. A questo penseremo tutto noi, quando avremo questa impiantistica che ce lo consentirà, e quindi speriamo dal prossimo anno. Ecco, quindi un po' anche sullo, scusa se ti interrompo, sullo stile dei college americani, diciamo. Cioè, può essere questo l'obiettivo? Sicuramente sì, perché la denominazione ci è stata un po' suggerita dal Genoa. Noi sapete che anche quest'anno siamo affiliati col Genoa Calcio, e siccome anche loro stanno cambiando un po' l'impronta della scuola calcio, che poi tra l'altro abbiamo saputo di recente non è solo il club più antico d'Italia, ma anche la scuola calcio è la più antica. Quindi voglio dire, sulla scorta della loro esperienza stiamo cercando di un po' così ad affacciarci a quello che loro credo, e quindi questa denominazione suggerita appunto da Genoa prenderà piede dal 1° luglio della prossima stagione. Quindi anche la prima squadra si chiamerà Terni Soccer School? Tutte le squadre si chiameranno Terni Soccer School. La fusione, prenderemo il meglio, diciamo, delle due categorie. Cioè, in questo momento la San Giovanni Bosco ha la seconda, speriamo la prima, prenderemo la prima. Lo Sporting ha gli allievi regionali A1, prenderemo gli allievi regionali A1. Cioè, quando si fondono due squadre da un punto di vista federale, vengono a prendersi le categorie che la migliore. Riccardo, un bel progetto ambizioso, devo dire che da questo punto di vista, diciamo spesso che Terni sta indietro rispetto magari al capoluogo, a Perugia, però la settimana scorsa abbiamo avuto Cristiano Castellani, un rappresentante di un'altra società che sta investendo molto sui giovani. Questa settimana abbiamo Michele ed Andrea, che sono dei promotori di questo, che è un progetto molto molto ambizioso. Insomma, ci si sta muovendo molto bene, quindi anche per il futuro magari dei futuri talenti calcistici potremmo essere un po' tutelati da questo punto di vista. Sì, in effetti sì, bei progetti e progetti innovativi, perché sono cose nuove per il calcio, differenti dal concetto di sport, cioè, non solo calcio. 30 anni. Non solo calcio, esatto, hai detto bene, perché viene proposto ai ragazzi e alle famiglie di tutto, dalla scuola allo sport, cose fondamentali soprattutto nella tenera età, che è giusto che vanno in parallelo. La Terni Soccer School sarà la prima, speriamo comunque sia un'indicazione data dalla città, però anche a livello di impiantistica Terni si sta piano piano sviluppando, dai, comunque sia c'è la Terni Est che ha fatto un buon lavoro lì a Borgo Bovio, e con i nuovi campi che per me sfruttano uno spazio sportivo molto importante, perché a Gabelletta, dove giocava il Gabelletta prima lo Sporting, poi c'è spazio veramente per fare 4-5 campi, ci si fa la sagra, perciò è giusto che lì venga sfruttato. Ma in effetti l'obiettivo nostro è quello di riportare il calcio di un certo livello a Gabelletta. Sì, c'è stato fino a qualche anno fa, poi per una serie di motivi è scomparso, e adesso cerchiamo di riportarlo, perché Gabelletta, la città, punto nord della città,
certo. Un agglomerato è, credo sia molto popoloso, più, sì, più sì. numeroso, credo, e quindi è giusto che in quel versante ci sia un qualche cosa che dia sfogo a tutte le persone che non per forza devono arrivare a Terniese. Anzi, gli amici del Terniese, che approfitto e saluto, stanno facendo un ottimo lavoro, perché abbracciano una zona della città certo. dove sono praticamente da soli, ed è giusto che danno un servizio alle persone che stanno in quel posto. Quello che vogliamo fare noi. Poi, se il bambino, il ragazzo, in questo momento faccio i complimenti anche a Cristiano, no, del Campidello, sì, sì. hanno un settore giovanile all'avanguardia, è giusto che facciano un percorso in una realtà dove in questo momento, è vero, sarà la prima in Umbria come settore giovanile. Sì. Quindi è giusto che io, se c'ho un ragazzo che vuole fare questa esperienza e ha le capacità, ci mancherebbe, perché devo mm-hmm. dire che non ci deve andare? Certo. Noi non abbiamo questo tipo di problema. Anche perché comunque il vostro lavoro è per prima, migliorare il... Certo, noi cerchiamo di farlo prima. Voi dicevate una cosa giusta, a Terni cerchiamo di valorizzare qualche ragazzo. Negli ultimi anni non è stato così per una serie di motivi. Non andiamo a vedere perché non è stato fatto. Proviamo a farlo. Perché Perugia sono più compatti di noi? Perché Perugia tira fuori? Ci sono delle situazioni diverse. Proviamo anche noi a fare sinergia tra di noi, e in questo momento chi è la realtà più importante si dia una mano a quello per continuare a crescere. Io quello che ho sempre detto, perché noi siamo cresciuti nell'oratorio senza stravolgere quello che erano i programmi? Io ogni anno perdevo i 3-4 ragazzini bravi, perché era giusto, certo. cioè noi non avevamo categorie, no, di livello, però me ne arrivavano 10 in cambio. Quindi io ogni anno la mia scala è andata sempre a salire, probabilmente non in qualità, però voi sapete che se c'hai i numeri, certo. sei in questa America, prima o poi qualcuno ne esce, certo. Quindi noi questo è quello che dobbiamo fare, garantire a tutti di divertirsi, perché giocare a calcio oggi deve essere un divertimento, non deve essere una cosa perché no, uno c'ha il campione, deve per forza... Quando hai fatto questo, e noi nella prima parte, non mi voglio vantare, ma voi ci conoscete, sì, sì, con l'oratore l'abbiamo fatto molto bene, vogliamo creare anche all'interno del Terni Social School un qualche cosa per qualificare al meglio chi ha le capacità. Non ce l'hanno, bene, rimaniamo quello che siamo, oratorio, però se c'è la possibilità di far crescere dei ragazzi, proviamo a farli crescere anche noi, ma questo lo fai con l'impiantistica certo. e soprattutto con gli istruttori adeguati a quello che sono le esigenze di adesso, altrimenti non vai da nessuna parte. I rapporti, parlavi insomma marginalmente delle realtà importanti del nostro territorio, una su tutte la Ternana, come sono i rapporti con queste massime società? Ma io posso parlare a livello sì, personale, sì, il nostro... Ci sono sempre... scambi magari di sì, giocatori? Sicuramente, io ho avuto sempre un ottimo rapporto con tutte le società, non c'è una in particolare che posso non avere screzi. Io ho sempre detto che bisogna collaborare, dare una mano alla Ternana, che è la squadra della città, è la prima realtà. Certo, loro in questo periodo forse non è che ci hanno messo nelle condizioni di aiutarli, però erano altre situazioni, altre cose. Io con Luciano Nonni, che lui è stato anche l'ultimo allenatore allo Sporting sì. Terni, quindi conosce bene la realtà, conosce bene il sottoscritto, gli ho aperto le porte a una possibile collaborazione. Poi noi abbiamo anche detto una cosa, ci abbiamo un campo in erba naturale, perché la primavera della Ternana o una squadra non deve giocare su quel campo? Io quando ci avrò, io dico noi, certo, società, ci abbiamo il campo, siamo ben orgogliosi di far sì che la prima squadra, va bene se si vuole allenare, ma la primavera venga a giocare su un'impiantistica di altissimo... Anche perché comunque sarebbe un campo in erba, che poi lo abbiamo visto negli anni precedenti, allenarsi magari sempre su un campo in erba sintetica poi può favorire certo, in futuro, noi ci auguriamo di no, però insomma, spesso capita. Però tu c'hai a fianco il sintetico, c'hai certo. gli altri due, è una valvola di sfogo. Certo, sì, sì. Attualmente ce l'ha chiesto la Ternana, ma non potevamo darglielo, perché significava, non bastavano neanche a voi, quindi. Privare ai nostri ragazzi di quel poco che ci abbiamo, quindi abbiamo preferito anche noi affittare certo. altri campi, però in seguito non è detto che non debba succedere una cosa del genere, come non è detto che non si debba collaborare con le altre società per i motivi che ti ho detto prima. Certo. Cioè, se io ho un ragazzo che da me non trova spazio, non si diverte, vuole andare alla Bosico piuttosto che a Terniese, per quale motivo devo dire che non ci deve andare? L'importante è... Però non tutti sono così illuminati, purtroppo. È vero. Spero che questa illuminazione prima o poi arrivi. Siamo fino a Natale, magari. No, voglio dire, alla fine io non mi gioco, lo devo far smettere, perché questa alla fine, tu certo. fino al 30 giugno sei mio e non vai da nessuna parte.
va bene, si può anche fare, però stiamo a parlare di ragazzi. Quando parliamo di bambini, ecco, credo che sia... Stiamo a parlare di ragazzi e poi se vogliamo dare un segno per educare questi ragazzi non è questo sicuramente l'esempio. Certo, ci sono degli errori fatti a monte sicuramente, però se si può riparare, certo, e dare la gioia a un bambino di continuare a farlo divertire, io penso che noi siamo i primi a fare, avere questo obbligo morale verso i bambini e anche verso i genitori, credo. Sì. Non so se Dario è pronto, possiamo vedere delle foto tratte dalla presentazione di quest'anno, perché insomma, vedere tutti questi bambini, ecco, magari Andrea ce le può commentare, che sono questi, non so, anche Michele, se io non... Questi sono, credo, i giovani, vedo male, però credo che siano i giovani, no, gli esordienti 2004. Ah, ok. Questi invece sono i Pulcini 2007. Qui ecco, ancora hanno le magliette del... Del Genoa, no, abbiamo fatto sfilare alcune squadre con le magliette del Genoa, perché in segno, diciamo, un po' così. E abbiamo preso un po' quello che c'era al momento, certo, però l'obiettivo nostro è quello di creare un'unica muta di gioco uguale per tutte le squadre, certo, dalla prima all'ultima. Ci arriveremo. Qui è un momento di riposo. Questi sono gli esordienti 2003 e poi l'ingresso in campo. Quindi com'è diviso il settore giovanile, trasporti interni e Rotario San Giovanni Bosco? Allora, praticamente quest'anno dai piccoli amici, che sì, sono quelli del 2008-2009, fino ai Pulcini terzo anno, cioè per la classe 2005, è tutto Rotario San Giovanni Bosco. Poi dagli esordienti, giovanissimi allievi Sporting, juniores e prima squadra San Giovanni Bosco. Ah, ok, quindi... E il calcio femminile, sì, sì, certo, che fa la Serie C anche San Giovanni Bosco. Calcio femminile come sta andando? Abbiamo fatto due partite fino adesso, una vinta e una persa, e la partita di Coppa, la prima vinta ad Orte mercoledì scorso, domenica alle 15 al parrocchiale di San Giovanni Bosco c'è lo scontro col CLT, che dovrebbe essere un derby, anche perché molte ragazze stavano prima con noi e sono passate un po' al CLT, un po' alla Ternana, e si incontreranno. Sicuramente da quello che mi dicono è un po' la squadra più attrezzata, a parte qualche perugina per... Quindi ci sono solo loro due Ternane, diciamo, CLT e Dolatone? No, ci siamo noi, vabbè, c'è il San Gemini, vabbè, se consideriamo poi Massa Martana, ah, certo, la Pasparta, diciamo, c'è il vecchio Campomicciolo, che non so come si chiama, Libertas, anche loro sono... Perché quest'anno la federazione, volendo investire su un settore che negli ultimi anni non era, diciamo, numericamente importante, ha fatto sì che l'iscrizione si pagasse soltanto 150 euro. Ah, certo, quindi molte squadre femminili che facevano altri tipi di campionato, pagando di più, con 150 euro si fanno un campionato di Serie C. Poi, certo, tocca vedere l'anno prossimo quello che succede. Ma noi, prima di rifare il calcio a 5 femminile, ho parlato col mister, ho parlato con le ragazze, cioè se io lo devo fare un anno, come è successo, e poi mi vanno via, certo, non investo. Perché il nostro obiettivo è creare anche un'alternativa ai ragazzi, perché ci sono tante ragazzine che vogliono giocare e purtroppo non ci abbiamo la numerica. In questo modo, avendoci una prima squadra e sviluppando un settore anche femminile, c'è la possibilità nel giro di qualche anno di creare anche qualche squadretta. Quindi per ora c'è solo la prima squadra femminile? Per adesso abbiamo solo la prima squadra, composta da, sono 14 ragazze in tutte, di, diciamo, varie età. Ci abbiamo con noi la Cedrino, non so se qualcuno ricorda, che è il nostro capitano, è un po' la punta di diamante, anche, certo, se gioca in porta, certo, però è un po' la persona. E lei di esperienza ne ha fatta, se non sbaglio, 2 anni con la Terna Futsal in Serie A, quindi... Sì, ha fatto 2 anni fa, quando sono diventati vice campioni d'Italia e anche la Coppa Italia. È il portiere titolare. Cioè, poi l'anno scorso l'hanno data al Sora, e poi dal Sora è passata all'Avellino, l'hanno fatta smettere di giocare. Poi è tornata a casa. Sì, perché non la pagavano, in sostanza. Certo. Non gli hanno dato quello che gli era stato promesso, e giustamente lei dice, se devo giocare, gioco nell'oratorio dove... Certo, in un certo senso sono cresciuta. E che lei veniva già da noi. L'abbiamo regalata alla Ternana Futsal perché era giusto. Anche perché per il discorso che facevamo prima, insomma. Ma io
che c'entra, avevano fatto i manifesti prima che gliela davamo e non era corretto sotto questo punto di vista. Diciamo anche lei... giornalisticamente poco deontologico, no? Però alla fine non c'è stato mai la cioè voglio dire, certo come società potevamo non dargliela e fermavamo la ragazza, perché va in Serie A, poi arriva in Serie A, non è che stiamo a parlare di un'altra squadra concorrente, di certo. Cioè, quindi non c'aveva senso. Quindi gliel'abbiamo, tra virgolette, data, regalata, ma siamo ben contenti. Sì, sì. Come siamo ben contenti che ha fatto la scelta di ritornare da noi, perché probabilmente si è trovata bene e ha visto qual era l'ambiente nostro. Modo di lavorare. Senti, il fatto che comunque la Ternana Futsa stia andando bene, l'anno scorso campione d'Italia, stavo dicendo campione del mondo, chissà, potrebbe essere un lapsus freudiano. Dicevo, ha incrementato un po' l'affluenza delle ragazze, insomma, hai notato differenze? Io sicuramente ho qualche ragazza in più, cioè almeno due ragazzine che non hanno mai giocato, hanno iniziato quest'anno, quindi sicuramente la pubblicità è servita. Ma ripeto, anche in questo caso io con il presidente, anche con i vari responsabili, gli ho dato la massima collaborazione. Io voglio dire, se c'è una ragazza brava che loro reputano che possa servire, lungi da noi a non... così come loro si sono comportati benissimo a svincolare tutte le ragazze che per una serie di motivi non volevano più giocare con la Fusta. Io su questo ripeto, da sempre è stato il nostro motto e continueremo finché c'è la possibilità di andare avanti in questo senso. Allora, io direi adesso andiamo a parlare anche di calcio giocato, andiamo a leggere i risultati, vediamo com'è andata in Serie D, poi parleremo nel dettaglio della seconda categoria, perché c'è un big match importante nel girone D, il Guardegge ospita l'Oratorio San Giovanni Bosco, quindi diciamo un big match che può cambiare un po' le sorti di questo campionato. Comunque andiamo a vedere i risultati del girone E, la 11ª giornata. Città di Castello Massese 1-0, il gol del Città di Castello è segnato al 10° minuto del primo tempo da Locchi, è l'unica Umbra ad uscire vittoriosa in questo 11° turno. Perde il Guanto Casa Castalda, perde sul campo della Colligiana per 2-0. I gol della Colligiana sono realizzati entrambi da Tranchitella al 16° e al 36° della ripresa. Guanto Casa Castalda che ha sostituito l'allenatore, il dimissionario Emanuelli, al suo posto arriva Riccardo Bocchini. Perde purtroppo anche il Foligno dopo 4 vittorie consecutive, poteva fare la quinta se consideriamo anche la vittoria in Coppa, sarebbero state 6 le vittorie della squadra di Battistini. Perde invece anche in maniera abbastanza rocambolesca in casa contro il Ghivizzano. Foligno che subisce il primo gol al 9° del primo tempo sul calcio di rigore, a segnarlo è De Gori. Al 38° ancora nel primo tempo 2-0, un Foligno che nel primo tempo sicuramente è sceso in campo un pochino scarico. Diceva l'allenatore del Ghivizzano: se avessimo chiuso la prima frazione 0-3 sarebbe stato forse più giusto. Nella ripresa qualcosa è cambiato, il Foligno entra in campo un pochino più motivato, al 21° accorcia le distanze con Di Paola, ma è troppo tardi e dobbiamo segnalare quindi questa sconfitta, la terza della gestione Battistini. Gavorrano Montecatini 3-1, perde anche il Gubbio, anche questa è una sconfitta un po' a sorpresa, visto che questo ultimo mese stavano andando molto bene queste due Umbre. Il Gubbio perde in casa contro il Poggibonsi, il gol partito è segnato al 44° da Zuppardo. Perde anche il Sansepolcro sul campo del Jolly Montemurlo, la capolista Jolly Montemurlo vince grazie a un gol di Improta al 46° del primo tempo con Sacco Pianese 1-0, e perde ancora anche lo Spoleto, anche qui un'altra gara che purtroppo porta l'ennesima sconfitta, la 7ª consecutiva per la squadra di Spoleto. Ad allenare per qualche minuto c'è stato Coresi, giocatore allenatore, poi è stato espulso intorno al 15° del primo tempo. Coresi che ha rimediato anche 2 giornate di squalifica. Spoleto che proverà dalla settimana prossima con un nuovo mister, Carlo Lanza, è stato scelto dal presidente. La partita lo Spoleto la giocherà in casa contro il Gavorrano, esordio difficile per una squadra che a questo punto è seconda in classifica, quindi lo Spoleto dovrà sicuramente cercare di invertire la tendenza, altrimenti la situazione potrebbe essere non più recuperabile visti i punti in classifica. 5 in 11 gare sono davvero pochi. Comunque, tornando alla partita, 3-1 il risultato finale. Al 23° Invernizzi porta in vantaggio la San Giovannese, al 26° Regoli fa 2-0, al 7° della ripresa Fondi accorcia le distanze, al 48° Romanelli rende ancora più amara la sconfitta. Pareggio invece per 2-2 tra Viareggio e Scandicci. Vediamo anche la classifica.
In testa troviamo da solo il Gioli Monteburlo con 23 punti, seguono Collegiale e Gavorrano 21, 20 punti Poggi Ponzi, 19 per Montecatini e Ponzacco, Gubbio 17, 16 punti per Foligno, San Giovannese e Città di Castello, a 15 troviamo Ghivizzano e Pianese, 14 per il Viareggio, 10 punti Vivi Altotevere e Sansepolcro, 9 Scandicci, sorprende vedere ad 8 punti soltanto la Massese, Massese che ha la quinta sconfitta di fila, e poi le ultime due posizioni sono occupate purtroppo da due ombre, 7 punti per il Gualdo Casacastalda, 5 per la Voluntas Spoleto. Riccardo, commentiamo questo turno che sicuramente non è positivo per le nostre squadre. Sì, te hai esordito che il Città di Castello è l'unica squadra che ha vinto, le altre 5 perdono addirittura, quindi una brutta settimana per la nostra regione. Che dire, anche le due squadre della nostra regione che dovrebbero essere più attrezzate, Gubbio e Foligno, faticano a rimanere nei vertici della classifica, che parla, si vede chiaramente, tutto toscano. Purtroppo ne abbiamo ben tre indischiate tra la retrocessione diretta di play-out. A Gualdo non si riesce a invertire la marcia, a Spoleto davvero ne succedono un po' di tutti i colori, perché una partita, il giocatore allenatore Coresi dopo 6 minuti effettivi si fa espellere. Io personalmente ho sempre decantato le lodi di questo giocatore, che a parere mio è un professionista che fa i dilettanti. Però ha dei limiti caratteriali clamorosi. Perché terza espulsione, mi sembra. Un giocatore che in media ha sempre preso 3, 4, 5 cartellini rossi nel campionato, e gli fruttano più di 10 giornate di squalifica, perché in genere sono per proteste. Si tommano poi. Esatto, e purtroppo, ecco, non ha dato un buon esempio da allenatore. Poi anche gli avversari dello Spoleto sono rimasti in 10 poco dopo. Però alla fine lo Spoleto perde ancora, si trova ultimo in classifica, cambia mister, ma ospita la seconda forza del campionato comunque sia domenica, quindi davvero una situazione difficile, perché dopo 11 giornate avere 5 punti vuol dire doverne fare 35 nelle altre 23 giornate. Non mi sembra questa l'aria, mi auguro di no, però ancora più critica del Gualdo la situazione a Spoleto, secondo me. Poi la cosa interessante è che la settimana prossima lo Spoleto ospiterà la seconda, mentre il Gualdo addirittura ospiterà la prima in classifica. Gioli Montemurlo, che ormai credo non sia più neanche una sorpresa, visto anche l'organico. No, a questo punto no, ma come non è più una sorpresa il Montecatini, sì, o però il Ponzacco stesso. Non c'è una squadra che dovrebbe ammazzare il campionato, come si suol dire, però è una bella bagarre che purtroppo, ripeto, non parla umbro assolutamente. Poi la classifica è cortissima, però sia Gubbio che Foligno faticano a trovare la continuità. I Falchetti, per esempio, dopo 4 vittorie di fila vanno a perdere in casa contro il Ghivizzano, che è una squadra sicuramente dovrebbe, la loro portata. Beh sì, sicuramente, purtroppo pagano, non ti so bene dire neanche cosa, perché l'organico è più competitivo, ma come a Gubbio. Però forse dicevano, sentendo un po' qua e là le interviste dei dirigenti del Foligno, che può aver preso un po' magari sotto gamba la partita. Poi vedendo la classifica non ne vedo il motivo, un po' come quando si dice che la Ternana abbia preso sotto gamba una squadra che aveva addirittura gli stessi punti in classifica. Siamo più o meno nella stessa situazione, il Ghivizzano ne aveva uno in meno. Insomma, vincere troppo può magari allentare un po' la tensione? Ma sai, mi sanno tanto di frasi fatte, sì, dello sport queste cose. Cioè, secondo me ogni volta che scendi in campo giochi per vincere. Difficile sottovalutare una squadra che comunque sia a 4 punti meno di te. È normale, prendi 2 gol il primo tempo, giochi il primo tempo male, poi nella ripresa provi a riequilibrarla, ma diventa comunque sia difficile, perché a questi livelli, devo dire, tutte e 16 le squadre sono molto molto attrezzate. Dicevi te della Massese a 8 punti, ecco, una squadra che l'anno scorso lottava per vincere il campionato quasi, quindi è un girone bello, sicuramente non tanto per le umbre, no, però è bello perché almeno abbiamo qualcosa da dire, no? Perché se ci fosse stato, che ne so, una squadra ammazza campionato, i nostri programmi sarebbero stati più assolutamente più mosci. Sì, no, dai, mezzo campionato in 6-7 punti, perciò sì. Davvero ipotizzare chi possa trionfare è impossibile oggi. Comunque c'è anche un altro cambio di panchina nello Scandicci, Mario Cecchi è stato sostituito da Ciccio Baiano, l'ex allenatore, no allenatore, l'ex giocatore rossoverde, che diciamo ebbe alterne fortune a Terni, e è stato sostituito da Mario Cecchi. Baiano, se non sbaglio, era dimissionario. Non so Michele se voleva commentare un po' questa classifica, che per le umbre
insomma, vedremo una classifica diversa. Ha detto tutto l'amico Riccardo. Cioè, è un peccato vedere due squadre umbre là sotto per il discorso che facevamo un po' prima. E così, anche perché poi retrocedendo vanno a scombussolamba tutto il resto delle cose. Invece mi piaceva fare una battuta su Ciccio Baiano, che ho visto da ragazzino quando giocava nel Napoli fare un gol e tutti lo paragonavano a Maradona in una partita di Coppa Italia Napoli-Lecce. Sembrava veramente aperto ad altre strade, altre categorie. Insomma, come dicevi tu, fasi alterne sicuramente poteva dare molto di più. Sì. Anche nella Ternana è arrivato vedo quasi alla fine, non ha dato nulla di quello che era il Ciccio Baiano di qualche anno di Firenze prima. Firenze. Allora, scendiamo di una categoria e andiamo a vedere in Eccellenza come è andata, poi vedremo anche la sintesi della partita della Narnese Angelano. Le immagini sono di Giancarlo Rotondi. Vediamo i risultati della 10ª giornata. Bastiamo a Samartana 3-0, quindi vittoria, prima vittoria in casa per la squadra di Bastia da quando in panchina c'è Roberto Borrello. I gol tutti nel secondo tempo, al terzo Battistelli, al 21esimo della ripresa un autogol di Arcangeli regala la seconda segnatura al Bastia, al 39esimo chiude definitivamente i giochi Colosimo, quindi un 3-0 che riporta il Bastia in acque un pochino più tranquille. 1-1 tra Castel del Piano e Torgiano, in vantaggio il Torgiano con Mortaro al 15esimo della ripresa, al 30esimo della ripresa Mercus pareggia per il Castel del Piano. Cannara Ventinella pareggiano per 0-0, Narnese Angelana 2-0, vedremo le immagini tra un po', comunque i gol, uno per tempo, al 22esimo Quondam, al 27esimo Raggi. San Sisto Pontevecchio 1-1, ancora in gol per il San Sisto il portiere De Marco, gol che pareggia però la partita perché al 27esimo Cellini aveva portato in vantaggio il Pontevecchio. Al 23esimo della ripresa, come detto, sul rigore De Marco segna il gol numero 9 per la squadra di San Sisto. Comunque, nonostante i pochi gol segnati, come dicevamo, i pochissimi subiti, la squadra di San Sisto si trova in vetta insieme ad altre due squadre che sicuramente la vigilia avevano qualcosina in più, perlomeno per quanto riguarda l'organico. San Sisto Pontevecchio l'abbiamo detto 1-1 e questa è sicuramente un risultato sorprendente, la sconfitta interna della Subasio che nelle ultime 4 gare ne ha perse 3, ne ha vinta una. Subasio che ha dovuto in qualche modo, per raddrizzare la situazione, sostituire il tecnico, quindi al posto di Petrini arriva l'ex allenatore sempre della Subasio, Massimo Cocciari. Per quanto riguarda questa partita, va in vantaggio la Subasio con un calcio di rigore di Porricelli, al 27esimo Sacco pareggia per il Trasimeno, al 44esimo Giorgini porta in vantaggio il Trasimeno. Porricelli che ha segnato sì il primo rigore ma poi ne ha sbagliato un altro, quindi è stato in qualche modo l'ago della bilancia sia in positivo che in negativo di questa sconfitta interna, che io definirei quasi debacle, anche perché si andava a giocare con il Trasimeno, una squadra che come valori sta lontana anni luce credo dalla Subasio. Todi e Trestina pareggiano per 1-0, in vantaggio il Todi con Storti al 18esimo del primo tempo, al 20esimo pareggio del Trestina nella ripresa con Antonelli. Villa Biagio e Petrignano 4-1, ottavo minuto Iacchettini porta in vantaggio il Petrignano, ottavo del primo tempo, nella ripresa al quinto Tomassini ancora, scusate era il Villa Biagio, non il Petrignano, quindi 2-0 per il Villa Biagio, al 12esimo Brunori accorcia le distanze per il Petrignano, al 30esimo Iacchettini doppietta per lui fa 3-1 e poi al 36esimo chiude le marcature e chiude la partita Roscini 4-1 e Villa Biagio che guadagna la testa della classifica. Classifica che vede appunto tre squadre al comando, Trestina, Villa Biagio e San Sisto con 20 punti, segue Subasio con 19, 15 per il Ventinella, 14 per Castel del Piano, Angelano e Narnese, 13 punti Cannara e Massapartana, Bastia e Petrignano 10, 9 per il Todi, 8 Pontevecchio e Torgiano, all'ultimo posto ancora il Trasimeno con 7 punti, Trasimeno che però si avvicina alle squadre che in qualche modo lo stavano precedendo in classifica. Torniamo in studio e vediamo anche la sintesi della gara tra Narnese ed Angelana, ringraziando ancora Giancarlo Rotondi. Riccardo, un San Girolamo spettrale, senza tifosi questo stadio non rende. Beh sì, sicuramente insolito, perché la peculiarità del San Girolamo è proprio il calore del tifo che in Eccellenza poche altre squadre hanno. Purtroppo
le intemperanze dei tifosi rossoblu in quel di Ventinella hanno portato alla squalifica del campo, che è stata scontata nella gara contro l'Angelana. Però storicamente questa è la quarta partita che la Narnese gioca a porte chiuse nella sua storia, non ha mai perso in queste quattro partite, quindi con i tifosi sì, statistiche alla mano, no, è normale. Devo dire, i tifosi rossoblu davvero invidiabili, perché si sono fatti sentire per tutta la partita dalle strade limitrofe allo stadio. Si è sempre sentito il coro, i cori tipici dei tifosi della Narnese, anche se i tifosi non l'hanno vista la partita fondamentalmente, ma erano intorno a San Girolamo, hanno fatto comunque sentire il loro calore, tant'è che la squadra ha poi ringraziato applaudendo virtualmente i propri tifosi al triplice fischio. Questo è il gol di Quandam dell'1-0 intorno alla metà del primo tempo, bellissima azione di Silveri sulla fascia, palla in mezzo per Paolone che con una girata volante ha portato in vantaggio rosso blu. Qui invece di Giuseppe dell'Angelana sbaglia, si ricorda, anzi per lui, sì, sì. Sì, sicuramente. Ma era in porta, no, Nugenti. Ah, beh, ok. Sì, è vero, alterna molto portieri, sì, Mester perché... Sabatini, ma devo dire... Che Mazzuccone lo riconosco anche dalla capigliatura. Esatto, esatto. No, questo è Nugenti che sta giocando nell'ultimo periodo e buona sicuramente la sua prestazione. Con un'altra azione di Gaggiotti che viene stoppata dal portiere giallorosso. Tornata alla Narnese, che dire, terza vittoria di fila rispetto a un mese fa, la classifica è molto molto più positiva e la squadra sta iniziando ad ingranare. Va detto che mister Sabatini di recente sta trovando più disponibilità nei suoi giocatori perché ci sono meno infortuni e è normale. La Narnese è squadra completa, secondo me se la gioca con tutte le avversarie di questo campionato, anche le più blasonate, però... Qui questo è il raddoppio, palla illuminante di Chiani e poi raggi di astuzia, calcia sul primo palo. Raggi che è tornato, il Raggi prematrimonio, diciamo. Sì, Raggi è tornato e quanto fa in eccellenza un giocatore come lui, per carisma, per qualità tecnica, è un secondo capitano dopo Silveri in campo, è normale, fa la differenza averlo o non averlo. E quindi ecco, Narnese che è in un periodo molto molto positivo, e domenica prossima se ne va a Petrignano con sicuramente l'obiettivo di proseguire una striscia positiva che l'ha riavvicinata sensibilmente addirittura alle posizioni playoff. Anche perché in testa ogni settimana c'è una sorpresa, la sorpresa sicuramente della decima giornata è, oltre che l'esonero secondo me anche un pochino affrettato del mister, ormai ex mister della Subasio, è la sconfitta proprio di questa squadra. Che davvero sembra essere lontana parente di quella che vedevamo l'anno scorso o di quella che si sperava potesse essere in questo campionato, anche perché fino a un mese e mezzo fa aveva addirittura, mi sembra, 6 punti di vantaggio sulla seconda. Sì, beh, paga il cappò con l'ultima in classifica, alla fine immagino un clima rovente, arrivo torto dopo che il Trasimeno comunque sia fanalino di coda, ti batte in casa. Quando sei una squadra che comunque sia schiera in campo Falzone, Bevi l'acqua e Porricelli, è normale. Devi fare di più. Beh, la Subasio sono tre anni che punta a vincere questo campionato e non ce l'ha mai fatta. Se non ce la fa neanche quest'anno, comincia a essere un po' pesante la situazione per il sodalizio bianconero. Sta diventando un po' il Toto Cutugno del sì, sì, del campionato d'eccellenza. Purtroppo per loro sì, però anche quest'anno ti trovi Villa Biagio e Trestina, che sono squadre attrezzate per fare il salto in Serie D, quindi non è facile. Poi c'è, vabbè, il miracoloso San Sisto, la squadra davvero delle meraviglie, 9 gol, dicevi, mi sa il capocannoniere è il portiere, perché se non sbaglio ha fatto 3 se non 4 gol su calcio di rigore, davvero succede di tutto a San Sisto. È l'unica squadra da non aver mai perso, 5 vittorie, non ha mai perso, miglior difesa del campionato, ecco, il giocatore che segna di più è il portiere, quindi l'anticalcio nel senso buono. Poi ho avuto modo di seguire un'intervista proprio con il portiere, insomma sembra un Eden, no? Quello che si vive a San Sisto, cioè, festeggiano anche quando perdono, è vero che perdono poco, però cioè, insomma non festeggiano mai. Il tutto molto poco lontano dal calcio che magari viviamo anche nella nostra consuetudine, no? Forse può essere un po' questo il segreto, poi è ovvio quando arrivi, poi Michele magari qui che ha spesso a che fare con i bambini può dircelo. Fino a un certo punto, secondo me, dovrebbe essere vissuto così proprio il calcio, no? Anche in eccellenza, in queste categorie. Ma il risultato più bello è quello, quando la squadra esce sconfitta e tutti i ragazzi sono contenti lo stesso, perché hanno giocato, hanno dato il massimo e si sono divertiti. Non è sempre così, certo. Perché noi l'abbiamo visto, siccome
siamo stati poco abituati a vincere, quindi sappiamo sapete bene come si reagisce una sconfitta. Però ti posso dire che abbiamo fatto passi da gigante sotto questo aspetto, perché anche noi abbiamo avuto ragazzini che voglio riuscire dal campo piangendo. Certo. Abbiamo fatto capire che il calcio non è vittoria, il calcio è divertimento, il calcio è stare insieme, il calcio è un momento in cui tu passi due ore non davanti al televisore o da certo. qualsiasi altra parte con gli amici, perché uno dove va a giocare? Dove ci stanno gli amici? Quindi tutto il resto passa in secondo piano. Arrivare alla vittoria ci mancherebbe, certo. non è che giochiamo per perdere. Però se tutta questa è la filosofia, credo che si vada molto lontano. Quindi ben vengano squadre come il San Sisto che fanno di questa filosofia il loro portabandiera. Senti, che campionato è quello d'Eccellenza? Non so se vuole intervenire anche Andrea, non so se segue Eccellenza. Ultimamente poco, perché essendo stato diciamo per 13 anni arbitro, avendo calcato anche quei campi, adesso mi sono un pochettino distaccato, sì, esattamente. La classe arbitrale spesso viene soprattutto in promozione, insomma, vediamo delle. Poi magari allora facciamo così: andiamo avanti con la promozione, vediamo anche le immagini, così sentiamo anche da un ex arbitro se c'era o no il rigore del Campinello sul campo dell'Orvietana. Allora, AMC 98 a Merina 0-0. Il Bevagna perde l'ennesima gara, la sesta sconfitta consecutiva, perde 2-1 in casa contro l'Aquitunno. Ducato Nova Fulginium 3-2, Gemme 10 Nestor 0-0, la Gemme 10 dopo 5 sconfitte di fila riesce a tornare a far punti, un punto che però serve a poco visto che rimane sempre nelle zone bassissime della classifica. Un bel pareggio è quello dell'Atletico Orto sul campo della Nuova Gualdo Bastardo. Va in vantaggio la Nuova Gualdo Bastardo per 2-0, segna al primo minuto Hagerraz, spero la pronuncia sia giusta, al 23esimo Gramaccioni fa 2-0, partita che sembra chiusa ma nel secondo tempo l'Atletico Orte entra con un altro piglio, al 10esimo Fusco fa 2-1, al 31esimo Russo pareggia. L'Atletico Orte ha anche un'occasione poi per portare a casa l'intera posta in palio, questo è il secondo pareggio consecutivo per la squadra di Alessandro Cavalli, però ricordiamo che la settimana scorsa ha giocato contro l'Orvietana in un match che a detta di molti poteva anche portare a casa, quindi credo che questo pareggio, questa serie di pareggi non mini assolutamente le ambizioni di questa squadra. Bel punto invece dell'Arrone sul campo del Nocera Umbra, finisce 0-0 l'Arrone che ha avuto anche un gol annullato, mi sembra nelle circostanze è stato annullato il gol di Terzino. Non c'era Umbra che però prende un palo proprio nei minuti finali, quindi credo che alla luce del tutto lo 0-0 possa essere giusto. Prosegue invece la marcia trionfale a questo punto da quando è arrivato Riccardo Zampagna dell'Assisi, vince 1-0 sul campo dell'Olimpia Tirus, per l'Assisi è la quarta vittoria di fila, segna Memage al 32esimo della ripresa, l'Olimpia Tirus invece non sta attraversando un buon momento, terza sconfitta di fila per la squadra di Fabrizio Frabotta. Anche in questo caso chi ha visto la partita, la gara, ci ha detto che il risultato non fotografa assolutamente quello che è stato in campo, l'Olimpia Tirus spesso recrimina per azioni mangiate, per risultati che poi in realtà vanno a penalizzare ulteriormente, però un momento sfortunato che deve assolutamente portare ad un'inversione di tendenza. Orvietana Campidello 1-0, era questo il big match, al 20esimo della ripresa segna Bagnato per la squadra di casa. Grazie al sito Eccellenza Calcio possiamo andare a vedere le immagini e vediamo, perché c'è anche un episodio un po' contestato. Ringrazio ancora il sito Eccellenza Calcio che ce l'ha fornita. L'Orvietana era senza De Francesco, mentre nel Campidello ci sono tre ex giocatori dell'Orvietana, Biggi, Curri e Minocchi. Siamo al decimo, va subito in avanti il Campidello di Proietti, svirgola Gimelli, in area prima Curri e poi Sciaboletta, non riescono però a trovare la porta ed impensierire il portiere della squadra di casa. Nel frattempo un colpo di testa di Tonelli finisce al lato, adesso una punizione dalla tre quarti, il tiro di Amendola da posizione ravvicinata però non trova lo specchio. Siamo adesso al corner di Monesi da destra, ancora Amendola di testa, la palla però non riesce ad entrare. E qui c'è una punizione, alla battuta c'è Minocchi, il pallone però finisce altro sopra la traversa difesa da Percuoti. Percuoti che poi riesce ad evitare la capitolazione, para sul Fiorentino, eravamo al 36esimo del primo tempo. Con le immagini siamo nella ripresa, si parte subito con il Campidello che prova ad andare avanti, Curri serve
dietro Minocchi, il numero 10, ex Arrone, prova la bomba da fuori, la palla però finisce al lato. Ancora Orvietana, al decimo del secondo tempo, Bagnato, serve, Fini sulla destra, la palla al centro, pochi, però di testa appunto manda alto. E qui siamo all'azione del gol, batti e ribatti al centrocampo, un colpo di testa di un giocatore del Campidello, la palla arriva sul numero 8, Tonelli, lancia lungo per Bartoli sulla destra, mette al centro, arriva da dietro Bagnato anticipa tutti e con la sua classe, l'abbiamo visto più volte in questo avvio, riesce a segnare l'1-0. Campidello che però risponde, un corner di Bianco, la palla però di Sciapoletta, il colpo di testa di Sciapoletta finisce a lato. Adesso qui è l'azione controversa, calcio di punizione di Minocchi, palla in area, Sciapoletta cade ostacolato da Pallottino, si lamentano per un calcio di rigore. Andrea, c'era calcio di rigore? Pallottino in effetti spinge Sciapoletta oppure Sciapoletta un po' accentuato? A mio avviso la qualità dell'immagine non è che sia ovviamente altissima, ma... però a mio avviso si tengono, all'inizio si tengono entrambi, secondo me, perché c'è una mano di Sciapoletta sul petto, vediamo, del difensore. E in questi casi giustamente l'arbitro tende a non prendere decisioni. Riccardo, era rigore? Ma sono situazioni al limite, per me più no che sì, perché comunque sia il difensore guarda anche la palla e non segue l'azione, nel senso non si concentra solo sul giocatore, poi un po' l'affossa, però più no che sì, dai. Quindi alla luce anche delle immagini che abbiamo visto, un Orvietana che può, ecco ancora qui l'azione, grazie a Dario che è sempre puntuale. Devo dire che in presa diretta sembra essere rigore, poi magari rivedendo... Secondo me qualche dubbio te lo lascia, perché come dici tu, se lo vedi nell'immagine reale, sembra che il difensore dia forza a sta mano che spinge. Poi è vero che magari il giocatore del Campidello sta già in una posizione non comoda, certo. Però la mano c'è, la spinge pure. Poi se questo serve a dare rigore non lo so. Comunque l'arbitro era lì, ha visto molto bene, quindi io lo giustifico in pieno. Da ex arbitro non poteva essere diversamente. Senti, com'è la classe arbitrale in questi campionati dilettantistici? Che troviamo sempre presidenti, allenatori che poi vanno a lamentarsi a fine gara. Insomma, eccesso di faziosità oppure in effetti spesso... ci sono delle carenze? Gli errori indubbiamente vengono commessi, perché l'arbitro è un essere umano e come tale può incappare in degli errori. Quello che purtroppo le società non capiscono è che dietro comunque sia ad una gara c'è una preparazione molto attenta, c'è un lavoro che viene da mesi, settimane, e quindi fare l'arbitro, ragazzi, non è facile, purtroppo non è facile. Bisogna decidere in un secondo e sento molto spesso parlare di malafede, eccetera, eccetera. Questi discorsi sono proprio inopportuni e questo posso assicurare a tutte le società che non è assolutamente così. C'è l'errore, quello ovviamente esiste e fa parte del gioco e bisogna accettarlo. Esattamente. L'arbitro di seconda sta in seconda perché certo. Ovviamente... più su si va e più si troverà l'arbitro preparato, quindi poi bisogna starci. Soprattutto ecco, nelle categorie dilettantistiche, quando non hai guardalinie, non è facile, perché spesso coloro che vanno magari a fare i guardalinie delle società ospiti o insomma di chi gioca in trasferta, non è che aiutino così tanto l'arbitro. Non c'è mai obiettivo. Da quel punto di vista c'è molta faziosità. Anzi, infatti l'assistente di parte è solamente, il suo dovere è quello di dover alzare quando la palla esce. Null'altro, altrimenti crea... Però spesso magari segnalano anche fuori gioco, eccetera. Non è suo dovere, ci pensa l'arbitro. Io però vi inviterei a vedere quando gioca la nostra seconda, Andrea, che sta sugli spalti, cosa dice all'arbitro quando sbaglia. Che uno il classico predica e poi predica bene e razza la mano. Ma proprio che uno che comunque ha fatto l'arbitro sa anche cosa va a guardare l'arbitro in quel momento, certo, no? Certo. Vedo, è difficile perché dipende come anche sia posizionato in mezzo al campo. Una prospettiva magari può cambiare la visione dell'azione e quindi può portarti a prendere una decisione diversa da quella che magari poi può essere la realtà.
Però ti capita spesso di essere in disaccordo con le decisioni dell'arbitro? Beh, a volte può capitare, sì. Vuoi per faziosità oppure vuoi perché il mio occhio è ormai abbastanza clinico, quindi... No, perché spesso capita, Riccardo, anche in altre categorie, magari saremo noi giornalisti che abbiamo questo tipo di atteggiamento, però sembra spesso che gli arbitri poi, quando si rendono conto, comunque magari la maggioranza della gente crede che abbiano fatto un errore, poi c'è lo spirito di compensazione, no? E questo credo che poi sia un errore nell'errore. Sì, spesso capita, però io sono d'accordo, fare l'arbitro è davvero molto molto difficile. Guarda l'episodio che abbiamo analizzato due minuti fa, no? Abbiamo i replay, l'azione rallentata e di quattro persone non è uscita una conclusione unica. Figurati l'arbitro che in mezzo secondo... Io sono rimasto super parte, se non ho detto la mia. Ah, ok, su tre, comunque siano uscite tre diverse. Tu pensa all'arbitro che in mezzo secondo, in una partita tesissima come Orvietana Campitello, deve decidere una cosa che non ha... Non dice è rigore, non è rigore. Certo. Può essere rigore o può non essere rigore. Perciò è davvero molto molto difficile fare l'arbitro, soprattutto nei dilettanti. Poi, che ti dico, secondo me, cioè, l'errore ci sta, ma se tu guardi una partita e prendi ogni singolo giocatore, ma quanti errori fa un allenatore, quanti errori fa? Però quello dell'arbitro è purtroppo per la cultura... Diciamo che è, tra virgolette, attaccato da 22 giocatori, no? Più allenatori, eccetera, quindi... Giochi sì, vai la domenica da solo o in tre, se hai guardalinee contro 30 persone in campo e centinaia fuori spesso. Perciò è difficilissimo rimanere concentrato a volte sulla partita, anche se di fondo è questo... Certo. Il lavoro, però lavoro, ragazzi, cioè un arbitro che va a fare la prima, la seconda, prende 30-40 euro, ci arriva, perciò parlare di lavoro, a volte sento sulle tribune, cioè sì, veramente... Cambia lavoro, sì, infatti non è il mio lavoro. Trova lavoro magari, no, cioè c'è chi dice che c'è malafede, oppure tante volte sento dire, ah, diamo fastidio, ma chi dà fastidio a una società di prima categoria? A volte si parte troppo prevenuti con l'arbitro, che spesso e volentieri è tra i più giovani in campo, giocatori compresi, perciò... Io personalmente mai ci vorrebbe un'educazione dalla scuola calcio in poi è un qualcosa di cultura, sono perché poi parecchi ragazzi che smettono di giocare a pallone perché non sono bravi, perché gli piace il suo sport, vanno a fare l'arbitro, quindi si trovano molte volte amici che fino da insultati è vero, anche cioè anche noi siamo molto di parte, perché quando vediamo le partite l'ha sbagliato, se abbiamo perso perché ci ha fatto perdere l'arbitro, poi magari ti fermi, rifletti, il 90% delle partite le perdi perché l'arbitro è incompetente. È una giustificazione a volte di comodo, ma che sta, perché, cioè, se noi ci piace tutti questo sport è anche per queste cose, però è normale, a caldo a fine partita dici una cosa, quando poi ci pensi. Ci sono così tante motivazioni per cui una partita va male che quella dell'arbitro a volte è decisiva, ma tante volte è una componente del gioco. Poi, secondo me, in una stagione gli episodi arbitrali, se li va a sommare, si va a finire a zero. Non ho mai visto una squadra che ha vinto un campionato per gli arbitri. No, certo. Nonostante alcuni pensino che la Juve li abbia vinti, ma io sono juventino, quindi non faccio testo. Ecco, adesso credo che perderemo tutto lo share da parte degli altri juventini, però... Prima di tutto tifoso rossoverde, poi... Guarda, in genere chi vince ha gli arbitri a favore, perché ricordo l'Inter di Mourinho aveva gli arbitri a favore, adesso la Roma è favorita, perciò chi vince è aiutata, spinta dal palazzo, poi quali palazzi parleranno mai, non so per quali motivi. Dopo che si parla di palazzo anche in seconda e prima categoria, capito? Sì, tante volte mi ha sentito dire, no, beh, noi siamo una società scomoda, non ho mai approfondito il significato di scomodo. Allora, diciamo che ultimamente con gli allievi, anche se si chiamano Sporting, ma ripeto, il progetto è lo stesso, abbiamo avuto veramente decisioni arbitrali, lui Andrea lo sa, veramente brutte, diciamo, l'ultima domenica con un rigore dato dopo 20 secondi su un fallo che questo che avete visto, cioè se questo non era fallo, quell'altro addirittura era al contrario, perché si è appoggiato l'attaccante sul nostro difensore, è cascato, ma non è che ha spinto fatto. E il secondo rigore con 3 metri fuori aria è cascato dentro l'aria, ma era una ragazza che arbitrava la prima partita. Certo, 2 espulsioni, 2 rigori, perdi 3-0, certo. C'è poco da... Se è la prima partita, se sei in cerchio, allora, non penalizzare. Ho visto una partita, abbiamo perso a 3 minuti dalla fine con fuorigioco di 3 metri, non di 1 metro, ma non lo dico perché non mi lamento di solito. Facevo il guardaino, Michele. No, stata dalla tribuna, si vedeva. Però sai, la prima volta non l'ha fischiata, la seconda, cioè alla fine
è imbarazzante, però ci sono gli errori, ci sono, perché quello che dicevamo prima su tutti i ragazzi, che probabilmente a qualcuno di questi gli viene dato un compito più grande di quello che in quel momento lo sopporta, cioè far arbitrare una ragazza una partita tra due squadre della categoria allievi A1, che è la massima ispettore del settore giovanile, è sbagliato se non è preparato. Poi sentirsi dire dal chi è quello che guarda gli arbitri, l'osservatore, prendere un nostro dirigente, già so quello che mi vuole dire, capisca che è una ragazza, ho capito, ma non è una giustificazione, no? Certo, se non è capace non la mettete, ma oggi ha sbagliato con me, che c'è, domani può andare a favore, ma non è questo il discorso facevamo qui. Però ripeto, sono d'accordo che tocca fare, come posso dire, tutti quanti mea culpa, non è sempre colpa dell'arbitro, probabilmente noi perdiamo perché abbiamo dei ragazzi non adatti alla categoria e dobbiamo aiutarli, questo sì, perché se noi aiutiamo questi ragazzi probabilmente tra qualche anno può uscire un tagliavento, no? Perché ci sono alcuni bravi, ma secondo me l'arbitro è bravo quando prende una decisione, prende una decisione anche se sbagliata è quella, e la porta avanti perché così ha deciso e è autorità. Allora a quel punto secondo me è uno che può fare strada in queste categorie. Se poi l'arbitro si lascia un po' impressionare dal pubblico, da quello che dicono, da quelli che dicono soprattutto i giocatori in campo, probabilmente. Noi domenica abbiamo assistito in casa una partita della seconda che non c'era storia, perché sulla carta eravamo nettamente più forti, però c'erano i giocatori in campo dell'altra squadra, Andrea me lo può confermare, sì, sì, che parlavano sempre condizionando questo ragazzo che alla fine qualche ore lo fa. Però io da quando giocavo io, la prima cosa che ci dicevano è che non si parla in campo. Cioè, voglio dire, di giocare e basta. Cioè, il capitano, quando ti senti dire tutto e di più e vedere gesti plateali, poi il ragazzo, cioè, lo cito perché lui ha detto: arbitro, se non fai quello che hai promesso sei poco credibile, perché l'arbitro la prossima ti caccio fuori. Perché che deve fare? Ti caccia fuori mezza squadra? Allora il problema è questo, mettiamo l'arbitro in una condizione che se te ne cacci due o tre ha rovinato la partita e succede un peggio, non lo fa, noi che siamo fuori pensiamo che non è autoritario, è difficile, veramente è difficile, quindi tutti quanti tocca dare una mano a sti ragazzi se vogliamo che questo settore cresca. Comunque, per quanto riguarda la promozione, facciamo i complimenti alla Marina che con Nicolai ha realizzato 9 punti in 5 gare, non ha mai perso con il nuovo mister. A Riccardo, brevemente, perché siamo davvero in ritardo, la settimana prossima c'è Assisi Orvietano, l'Assisi viene da 4 vittorie di fila, pensi che la squadra di Zampagna possa magari reinserirsi nell'otto delle tre? Guarda, Zampagna finora ha fatto un po' come Mancini all'Inter, 4 partite, 4 vittorie, 1-0, ma capitalizza l'unico gol che si fa, grossa solidità difensiva. Secondo me alla lunga no, le tre squadre che sono in testa sono di gran lunga le più forti di questo campionato. E devo dire, dagli ultimi 10 giorni esce molto bene l'Orvietana, che in 3 scontri diretti non perde mai. Pareggio in campionato con l'Orte, vittoria col Campidello e questo pomeriggio pareggio nella semifinale di Coppa, sempre con l'Atletico Orte. Perciò ne esce 1-1, esatto, ne esce rinvigorita più che nei risultati mentalmente, e poi da quei 2 punti in graduatoria che la fanno essere capolista. Allora, rapidamente, prima categoria, girone C, vediamo com'è andata la 10ª giornata. 4 Castelli Valerina Superga 48-2-1, Bacica Lupo vince sul campo della Gessa Albiano per 4-2, la Junior Campomaggio perde in casa contro il Cigonia per 3-2, 1-1 tra Monte Castelovibbia e Giove, il Macchia perde ancora, Montefranco Macchia 4-0, San Venanzio Norcia 1-0, Terni Est, Real Avigliano 1-0 e Tiber Olimpia Collepeo Pantalla 2-2. Vediamo la classifica perché poi c'è una sorpresa. Montefranco in testa con 22 punti, 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per la squadra che adesso è da sola in testa al campionato. Seguono 19 punti 4 Castelli Vallerina, 17 per Tiber e Olimpia con le Pue Pantalla, 16 punti per la Bacica Lupo, 15 Cigonia, 14 per Giove, Norcia, Terni Est, 13 punti Monte Castelovibbio, San Venanzo, 12 Real Avignano, 11 Superga 48, 10 punti Gesta Alviano, Junior Campomaggio, 3 punti per il Macchia, l'ultimo posto. Abbiamo una intervista che abbiamo realizzato nel programma Radio Galileo Dimensione Dilettanti insieme a Giacomo Papini con il capitano del Montefranco, ce l'andiamo ad ascoltare. Il capitano del Montefranco, Alessandro Toretti. Buon pomeriggio Alessandro, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie mille, buonasera.
Allora Alessandro, parliamo di questo Montefranco che senza magari andare troppo spesso sotto le luci dei riflettori a questo punto si trova al primo posto della classifica senza sbandierare grosse cose con il lavoro e con la costanza. Siete la capolista, qual è il segreto del Montefranco? Beh, il vero segreto del Montefranco secondo me è che è una squadra di amici. Siamo tutti amici, ci troviamo bene insieme, siamo sempre in 20 ad allenarci, che in prima categoria non è semplice che succeda questo, e è questo, abbiamo dei giocatori di qualità che secondo me in questo girone, in prima categoria non c'era nessuno, perché giocatori come Falchi, Davoloni e lo stesso Francesco Sinibaldi sono poche squadre secondo me che si possono permettere anche in promozione, e quindi partendo sempre 1-2-0 per noi ogni partita è molto più semplice anche per i difensori. Senti, Montefranco non era partito, no? Perlomeno era una di quelle che sì, fare un buon campionato come ha fatto sempre, però magari non per vincerlo. Ecco, invece nelle segrete stanze che cosa si dice, che cosa si diceva? Allora, io sono 3 anni ormai che sono su. Sì. E già a fine anno scorso l'avevo detto che quest'anno avremmo fatto un campionato di vertice, ne ero certo, perché l'anno scorso avevamo avuto 2-3 match importanti. Come sai, non è semplice il primo anno subito far conoscenza con tutti i giocatori, quindi avevo il sentore che quest'anno sarebbe stato un anno importante per noi, perché secondo me avevamo tutti gli ingredienti giusti per fare bene, e fortunatamente fino adesso ho avuto ragione. Senti, quali potrebbero essere secondo te le avversarie di quest'anno, insomma le più accreditate? Le più accreditate secondo me sono la Piper, che è una squadra di categoria, molto difficile andare a fare risultato da loro, a Trattatina è un campo ostico, sicuramente il Colle Pepe Pantalla, e è una sorpresa il Quattro Castelli, però stanno tenendo un ritmo altissimo anche loro, quindi penso che queste tre insieme al Giove possano diciamo fare un campionato diverso insieme a noi, speriamo di arrivare fino alla fine. Forse quest'anno rispetto magari all'anno scorso non c'è una squadra ammazza campionato, no? Insomma tutte più o meno siete sullo stesso livello. Sì, abbiamo avuto anche questa fortuna, l'anno scorso c'era Lortana che era fuori classifica. Sì, era fuori classifica, stanno facendo bene anche quest'anno, quasi la stessa squadra, hanno fatto 2-3 mesi, stanno primi, secondi anche in promozione, sì. Quindi abbiamo la fortuna che quest'anno è un torneo molto più livellato. Secondo me, ecco, noi abbiamo ecco, la fortuna di avere davanti dei giocatori che ti risolvono la partita in qualunque momento. Torniamo in studio, era Alessandro Toretti, il capitano del Montefranco. Montefranco che la settimana prossima giocherà in casa contro la Junior Campomaggio. Passiamo alla seconda categoria, girone D, brevissimamente. Il Guardegge, leggiamo solo i risultati delle squadre di testa, il Guardegge vince ancora 3-1 sul campo della PGS Bosico, vince anche il Del Nera sul campo del Fanalino di Coda Nuova Dinamo per 2-0, vince anche il San Giovanni Bosco 3-0 contro il Castello, e la settimana prossima Andrea giocherete sul campo del Guardegge. Guardegge San Giovanni Bosco, squadra che sulla carta il Guardegge doveva uccidere questo campionato, però voi non siete da meno. No, assolutamente, è una partita molto importante, sicuramente non decisiva per il campionato perché siamo ancora a novembre. Sappiamo comunque sia che noi abbiamo un grandissimo gruppo di ottime individualità, ma soprattutto un ottimo collettivo, guidato da un allenatore molto preparato, quindi noi siamo molto fiduciosi e andiamo ad affrontare la partita con molta tranquillità. Michele, l'obiettivo dichiarato è arrivare in prima. Sì. Diciamo quantomeno per i playoff, perché vincere il campionato è sempre difficile, però arrivare a fare questi playoff che quest'anno danno la possibilità a altre due squadre di accedere alla prima, è il nostro obiettivo. Allora, in bocca al lupo quindi all'allenatore San Giovanni Bosco, in bocca al lupo comunque a tutte le squadre del comprensorio ternano. Ringrazio Andrea Masci, dirigente dell'oratorio San Giovanni Bosco, grazie di essere stato con noi e grazie anche per la consulenza arbitrale che è stata grazie importante. Grazie a voi, è stato un piacere. Ringrazio anche Michele Calotenuto, il vicepresidente dell'oratorio San Giovanni Bosco. Grazie a voi, sempre gentilissimi. Come sempre ringrazio anche Riccardo Tommasi del Corriere dell'Umbria. Grazie a te Alessandro, buonasera a tutti. Grazie a Dario Brighi che ci ha guidato dalla regia. Domani replica alle ore 14. Seguiteci anche sul canale YouTube Dimensione Dilettanti, caricato sul canale di Telegalileo, e poi la nostra pagina Facebook Dimensione Dilettanti. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo come sempre la prossima settimana, sempre Telegalileo, sempre alle ore 21, sempre Dimensione Dilettanti di mercoledì. Buona serata.